La città metropolitana di Torino ha scelto di presentare al Salone del Libro in questa versione autunnale il proprio PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Lo abbiamo fatto allestendo uno stand e dedicando ampio spazio nella seconda giornata del Salone agli studenti del Politecnico guidati dall'architetto Mazzotta che stanno lavorando al nostro piano, insieme a noi naturalmente, per programmare la mobilità sostenibile di Torino e dei 312 comuni del prossimo futuro. Non sarà una mobilità sostenibile fatta solo di bici e monopattini naturalmente, ma anche di condivisione dell'auto, di servizio ferroviario metropolitano. E quindi ascoltiamo direttamente dai borsisti del Politecnico le loro ricette. Al Salone del Libro avete presentato esempi concreti di città di tutta Europa con modelli di mobilità sostenibile. Sono adattabili al nostro territorio metropolitano? Certamente, sì, sono degli esempi che appunto devono essere presi, adattati, rivisti, ma comunque sono tutte delle strategie che sono state studiate appunto per essere viste proprio come degli spunti per creare, ad esempio l'esempio di Bernard Lassus, che era quella autostrada con il parco davanti. Adesso non è che bisogna prendere per forza il parco e piazzarlo sopra nelle nostre autostrade, le nostre reti, ma anche il ristudiare, cioè l'idea del come io dalla mobilità veloce mi fermo e studio e vado nella mobilità lenta e vivo la mobilità lenta. Siete giovani, giovani ricercatori, giovani borsisti, avete approcciato un tema molto complesso come quello della programmazione della mobilità sostenibile. Sì, certo, cioè è proprio un tema che il trovare il modo di relazionare tutti questi interventi con una rete di mobilità o degli snodi è davvero quello il gioco, la sfida che troviamo appunto nella ricerca. È davvero un tema complesso perché bisogna tentare di relazionare e legare tutti i vari aspetti sia aspetti della qualità ambientale, sia aspetti della mobilità, ma anche aspetti strategici che non sempre sono facili da cogliere e da unire e proprio studiare e creare e relazionare appunto in questo ambiente. Torino e i 312 comuni del territorio metropolitano sono una bella sfida per disegnare una mobilità sostenibile. Come avete fatto? Sono indubbiamente una bella sfida, però sono anche un modo per dare un esempio anche al resto d'Italia, che è un paese così complicato da un punto di vista geomorfologico. Quindi abbiamo iniziato facendo appunto una campionatura di tutta la città metropolitana, questo per andare incontro alle esigenze di tutti i comuni, perché appunto sì, la città metropolitana di Torino, ma è una realtà concertata insieme a tutto il resto del territorio, quindi l'importanza deve essere simile per tutti quanti, e ci siamo incentrati sulle varie fasce della città metropolitana di Torino, che sappiamo essere molto montana, collinare, di pianura, e in questo modo abbiamo provato ad andare incontro alle esigenze di ogni comune anche in funzione della propria morfologia urbana. Non solo monopattini però nel futuro del nostro territorio, vero? No, assolutamente no, si continuerà a promuovere il mezzo, la linea ferroviaria, tutti i mezzi della mobilità sostenibile, e andando incontro anche poi a quelle che sono le esigenze delle future generazioni, che ce lo fanno capire chiaramente anche con tutti i movimenti verdi e di protesta. È importante continuare a investire sulla mobilità sostenibile per il futuro di tutti quanti e soprattutto dei più giovani.